Dunque, parlavamo del vino da stappare, quindi non bottiglie da collezione, da invecchiamento, da tenere in cantina, ma anche ogni tanto da sentire, anche per curiosità, perché insomma i vini sono è un patrimonio vivo, è un patrimonio che si trasforma, quindi è anche importante per arricchirsi avere una cultura e delle esperienze da bottiglie che sono decennali, ventennali, trentennali, eccetera, eccetera. E quindi ogni tanto stapparne qualcuna e anche per i momenti belli e per poterli poi ricordare, avere l'esperienza di quello che può essere l'affinamento di grandi prodotti in bottiglia e quindi poter monitorare la vita proprio del prodotto. È interessante la riflessione, pensare come il mondo del lusso e del mondo del lusso anche del vino sia cambiato nel corso del tempo. È vero, sono tantissimi collezionisti in tutto il mondo, il vino viene collezionato, ma principalmente il vino deve essere anche oggetto di questa conoscenza, di questa divulgazione, di socialità. È tanto più vero che in effetti tutte le bottiglie poi è bello conoscere il vino, perché poi il vino si evolve, ma va assolutamente collezionato, ma per essere consumato, condiviso con persone che abbiano la possibilità di capirlo, evidentemente possono essere aiutate anche a capirlo, e forse anche chi lo colleziona più di altri ha questa conoscenza qualche volta, perché collezionare vuol dire anche avere passione, aver selezionato cosa collezionare e cosa non collezionare. E quindi è cambiato un po', insomma. Io penso che molte cantine, anche di collezionisti o di appassionati, che un tempo avevano molte bottiglie, è cambiato l'approccio, anche nelle case tutti i giorni. Ognuno di noi trovava nelle case, i vecchi Brunelli di 20 anni, 30 anni, vecchie bottiglie, perché no? Io ho trovato bottiglie, le primissime bottiglie di Tignanello, di Solaia, a casa dei grandissimi Baroli o dei vecchi Chianti classici che c'erano, e spesso venivano lasciate, come dire, in eredità, come se fosse qualcosa che fosse rivalutato come una medaglia d'oro. In realtà non è così, viene fatto per essere vissuto e quindi bevuto, deve dare un interscambio, e il bello di berlo più volte, perché no, anche la stessa annata, anche capire poi l'evoluzione, come una persona, com'è che cresce, come migliora, come comunque sia si evolve, e come è possibile anche rincontrare la stessa persona più volte in dei momenti anche diversi della propria evoluzione e del proprio essere. E quindi questo è l'approccio, credo, che ogni consumatore dovrebbe avere, e possibilmente anche ogni collezionista. Poi ben vengano i collezionisti che sono dei ricercatori, nel senso delle piccole cose, o di annate particolari, o di formati particolari, ma solo affinché queste vengano consumate. Questo è il nostro obiettivo prioritario. Oggi, diciamo, siamo passati da una fase di tanti anni in cui la grande marca era qualcosa da mostrare esclusivamente in vetrina, perché abbelliva, perché rendeva prestigioso, rendeva importante, però ci ritroviamo con un grande patrimonio collezionato. Dovremmo essere un po' meno tirchi con noi stessi e concederci anche, perché poi le bottiglie sono belle, ma hanno anche loro una vita segnata, quindi non sono eterne. E le bottiglie hanno delle fasi, ed è bello anche riscoprire come i ritmi del vino si evolvono nella bottiglia. Grandi vini hanno delle fasi in cui si chiudono, si riaprono, sono sempre delle emozioni diverse. Io consiglio sempre ai nostri clienti di comprare magari della stessa annata 4 o 5 bottiglie, aprirla in anni diversi, in modo da vedere anche l'evoluzione. Ovviamente ci troviamo davanti a un mercato sempre più grande, avido anche di marchi storici molto consolidati da molti anni. L'Oriente si è aperto soprattutto quest'anno, abbiamo visto, con una forza proprio impetuosa, diciamo. Questi signori, secondo me, ancora comprano esclusivamente per la marca, quindi quello che era da noi il lusso qualche anno fa. Oggi sicuramente il vero lusso è potersi concedere l'esperienza di provare la marca. La marca, anche se è una parola molto brutta e molto sterile nel mondo del vino, una parola molto più dedicata a generi di industria, diciamo, la marca racchiude i valori di un vino, ha dentro di sé un concetto, e se ci si sente vicino a quel concetto si ha questa esperienza. Bisogna provarla, però è inutile pensare che quella bottiglia possa dare emozione solo perché la vediamo. Poi non tutti i vini vanno aperti, sono delle bottiglie speciali che forse è meglio che rimangano per sempre un ricordo chiuse in cantina, però siamo meno tigri noi stessi, abbiamo queste bottiglie.
Ma io su questo argomento sono, e oramai nella mia breve esperienza ho sempre cercato di spingere e di far capire che il Barolo non è più quel vino che bisogna stappare o in quelle circostanze particolarmente speciali, che so, un matrimonio, la nascita di un figlio, eccetera. Il Barolo purtroppo ha questo concetto legato probabilmente a dei Baroli che si facevano tanti anni fa, che avevano una durezza incredibile, e si era creato questo blasone, questo timore reverenziale nei suoi confronti, e che quindi bisogna aprirlo proprio in queste circostanze. Nel corso degli anni le tecniche di vinificazione si sono affinate, i Baroli di oggi sono godibili anche da giovani, e sono soddisfazioni che bisogna prendere anche quando i vini sono giovani. Poi, la fortuna del Barolo è che ogni anno c'è una bottiglia diversa. Il Barolo è un vino che ogni anno evolve, ha degli aromi nuovi, però sicuramente ogni anno si apre una bottiglia diversa e ogni anno si stappano delle bottiglie ottime, e bisogna cercare di sfatare un po' questa cosa del Barolo, che bisogna berla soltanto in queste circostanze.